Ben arrivati a Italia in diretta, buon pomeriggio Paola. Le condizioni avverse del tempo continuano a flagellare un po' tutta la penisola, ma soprattutto il sud, non è così? Sì, e soprattutto le previsioni non sono ancora buone. Noi ne parliamo da ieri, pioggia e vento stanno flagellando il centro-sud, come giustamente diceva Franco. Oggi si fanno i conti con la drammatica realtà, frane, esondazioni, ci sono ancora paesi totalmente isolati, tanta paura. È la Puglia una delle zone più colpite, mentre in rete divampa la polemica sulla scarsa attenzione che i media starebbero dedicando alle difficoltà del meridione. Tino di guerra più che meteo e le vittime purtroppo non mancano. Colleghiamo con Metaponto, lì per noi c'è Isabella Romano di Rai News 24. Ciao Isabella, buon pomeriggio. Isabella, mi senti? Forse c'è buon pomeriggio molto a voi. Qui il vento di scirocco ha lasciato spazio a un gelido vento di tramontana, piove a intermittenza, però la situazione in Basilicata resta ancora critica. L'allerta è stata prolungata fino a tutta la giornata di oggi, fino alla mezzanotte di oggi. Sono state chiuse molte scuole in molti comuni della fascia ionica lucana, in provincia di Matera anche oggi per precauzione. Ci sono circa 300 persone sfollate che hanno dovuto lasciare le loro case. Critica la situazione anche per la viabilità, è stata riaperta la strada statale Basentana, mentre la 106, la statale 106 ionica è ancora interrotta all'altezza il fango, l'acqua che ha invaso. Sì. No, ci chiedevamo con Tozzi, quella alle tue spalle, che cos'è? Si vede una pianta spuntare dall'acqua, ma non riusciamo a capire. Esatto, voglio farvi vedere questo perché l'acqua e il fango vanno ad intaccare non soltanto le aziende, le abitazioni, ma guardate anche sulla storia. Questo è il parco archeologico di Metaponto, perché Metaponto era una importante colonia della Magna Grecia, è stata fondata nel VII secolo avanti Cristo. Qui è difficile, ora bisogna lavorare di fantasia, ma quelle colonne, i capitelli si vedono. E le vediamo le colonne. Sì, esatto, quelle sono le colonne doriche del Tempio di Era, lì c'è il santuario, completamente sommerso c'è anche il Tempio di Apollo Licio, pensate sono reperti che risalgono al 570 avanti Cristo, sono finiti sott'acqua per la seconda volta in due mesi, era già successo lo scorso 7 ottobre con l'altra alluvione che tra Puglia e Basilicata è costata la vita a 4 persone, pensate che dal 2008 questa è la quarta volta che il parco archeologico finisce sott'acqua. Se posso dire una cosa, è molto improbabile che anche 6 secoli prima di Cristo i coloni della Magna Grecia costruissero un posto che si alluvionava. Dunque questa è testimonianza che il clima sta cambiando pesantemente, perché lo vediamo proprio in questi fatti qua. È difficile che Isabella, so che tu che stai seguendo appunto la situazione della Basilicata già da 2 giorni hai raccolto diverse testimonianze. Sì, proprio così, dicevamo, tanta gente che ha dovuto lasciare le proprie case anche all'improvviso senza poter prendere nulla con sé o comunque poco, e anche persone che non possono andare a vedere qual è la situazione nelle loro attività commerciali. Sentiamo queste voci, prego la regia di Roma di mandare in onda queste voci che abbiamo raccolto qualche ora fa proprio qui a Metaponto. Ok. Qua siamo inguaiati per tutto. Tutto. Vogliamo capire da dove può dipendere, vuol capire qualche politico di venire qua a dire che dobbiamo fare questo. Non si vede mai nessuno, né del Comune di Bernardo, né della Regione Basilicata e né dall'alto. Non si vede mai nessuno. Io personalmente mi chiamo D'Angelo Pasquale, c'ho un maneggio qui a Metaponto, io ho avuto 7 alluvioni, non ne ho preso una lira fino adesso. Allora qualche politico, ve lo dico io e ve lo garantisco, che morirà e poi si sistemeranno le cose. Signora, lei è riuscita a entrare in casa sua? No, è da 3 giorni che siamo fuori. Non sappiamo. Non è riuscita a prendere niente? Niente. Ci hanno sgombrati in un attimo. Quindi abbiamo niente. Quando tornerete a casa, lo sapete? Non sappiamo, perché nessuno ci vuole portare, nessuno ci vuole assumere questa responsabilità. Lei ha la casa in fondo a questa strada? E non siamo neanche riusciti ad andare, nessuno ci ha portato, non ci sono soccorsi e siamo solo noi che ci aiutiamo da soli. Non siete riusciti nemmeno a vedere quanto danno ha fatto questa ennesima pioggia? No, ogni volta non c'è nessuno. Lei ha un campeggio qui? Sì. Un campeggio, siamo in difficoltà, non riusciamo ad arrivare. È finito sott'acqua quante volte negli ultimi anni? Negli ultimi anni 3 volte. Noi siamo più fortunati perché siamo un po' più alti degli altri, però... Come potete vedere abbiamo i nostri mezzi, questi sono di nostra proprietà, acquistati l'anno scorso dalla Protezione Civile,
per riuscire a salvaguardare le nostre strutture e a fare il soccorso per quanto ci è possibile farlo. Ecco, Isabella. Avete sentito le voci di chi ha dovuto lasciare in fretta le case. Quindi, e questo peraltro non è la prima volta che accade, avete sentito, la Basilicata ha già vissuto un'alluvione drammatica meno di 2 mesi fa, non si è riuscito a fare neanche la conta dei danni. Un'altra tremenda alluvione. Esatto, nel 2011, vi ricordo che nel 2011 i danni sono stati stimati in circa 350 milioni di euro, dunque davvero la gente è estremata e come avete sentito c'è sofferenza e anche rabbia. Certo. Grazie Isabella, grazie mille, ci collegheremo con te più tardi per vedere se ci sono delle novità e soprattutto come vanno le previsioni del tempo. Grazie.